Puoi incubare molte cose, sia negative che positive, nel sonno. Questa è diventata troppo facile, solo dormendo. Quindi svegliarsi con il suono di una sveglia inizia male la giornata. Quanti di voi si sono svegliati una mattina senza motivo, sentendosi brutti per nessun motivo apparente? Se accade almeno 2 o 3 volte all'anno, è importante fare alcune cose prima di andare a letto, perché inconsciamente puoi incubare molte cose, sia negative che positive, nel sonno, sia piacevoli che spiacevoli. Puoi incubare molto efficacemente, senza interruzioni, durante il sonno. Puoi farlo anche durante il giorno, ma ci sono molte interruzioni che ostacolano l'efficienza. Ma se hai l'abitudine di andare a letto in un certo modo e ti svegli la mattina con un umore terribile senza motivo apparente, significa che stai incubando cose durante la notte in modo molto efficace, come uova cattive. Questo non riguarda solo i disturbi psicologici. Può causare problemi fisiologici gravi nel tempo. È importante eliminare queste cose dalla tua vita. Quindi, prima di andare a letto, la notte, ci sono alcune cose di cui devi prenderti cura. È meglio se mangi carne e altri tipi di pasti almeno 3 o 4 ore prima di andare a letto, in modo che la digestione sia completata prima di coricarti. Bevi una certa quantità d'acqua e vai a letto. Vedrai che si risolverà facilmente. Un semplice gesto può essere fare una doccia prima di andare a letto. Questo farà una grande differenza. In questo clima, le docce fredde possono essere difficili. Quindi, opta per docce tiepide invece delle docce fredde durante la notte. Ti renderanno più sveglio. Quindi, se pensi che non potrai dormire, non importa. Dormirai 15-20 minuti o mezz'ora dopo. Ma dormirai meglio perché la doccia ti libererà da alcune cose. Non è solo lo sporco sulla pelle che stai rimuovendo. Hai notato che se sei molto teso e ansioso, anche solo una doccia ti fa sentire come se il peso fosse stato tolto da te. Hai notato questo? Quindi non riguarda solo il lavaggio della pelle. Molte cose accadono quando l'acqua scorre sul tuo corpo. Questa doccia è un purificatore rudimentale perché oltre il 70% del tuo corpo è composto d'acqua. Se fai scorrere l'acqua sopra di esso, avviene una certa purificazione che va oltre la pulizia della pelle. Un'altra cosa che puoi fare è accendere una piccola lampada ad olio organico con una stoppia di cotone e un po' d'olio. Qualsiasi olio organico va bene. Bruciala in qualche punto della stanza in cui dormi. Vedrai che queste cose scompariranno completamente. Se riesci ad introdurre una preghiera o pratichi yoga prima di andare a letto, siediti sul tuo letto e fai questa pratica. Sai, se vivi per circa 60 anni, e in media la maggior parte degli esseri umani mangia tra le 1100 e le 1400 tonnellate di cibo, quindi significa che anche ciò che pensi sia il tuo corpo non lo è realmente. Sta cambiando ogni giorno, c'è un continuo apporto e tutto se ne va. Quindi, prima di andare a letto, passa almeno 12-15 minuti a ricordarti che non sei né questo corpo né questa mente. Sdraiati e ripetilo: non sono né questo corpo e né questa mente. È mio solo per l'uso, ma non sono realmente io. Se non riesci a farlo, collega questa pratica al tuo respiro. Inspira dicendo: non sono il corpo. Espira dicendo: non sono nemmeno la mente. Sdraiati per 12 minuti e fai questo fino all'ultimo istante, fino a quando non cadi addormentato.